Se siete alla ricerca di nuovi giochi ma non volete spendere troppo, su G2A trovate un sacco di sconti e di offerte. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Avete in mente quando avete tantissimi piani per dicembre? Vi mettete d'accordo per andare a registrare tutti assieme? Abbiamo video su video su video? E poi venite rinchiusi di nuovo in casa? Avete in mente quando ti ho previsto questo scenario funesto a settembre e te ne sei battuto il cazzo? Ce l'hai in mente? Ce l'hai proprio in mente! Quindi perlomeno ci siamo ritrovati su Jackbox, che era un po' che non lo facevamo. L'ultima volta sul vostro canale, se non erro, un Jackbox, quadra invenzioni, può essere? Demonetizzati tutti. È demonetizzato. Questa versione di Jackbox è in italiano e assomiglia molto a Cards Against Humanity. Quindi può essere che ci tornano altri episodi. Oppure può essere che ti chiudano il canale. Ragazzi, dato che è da un bel po' che non siamo tutti e quattro nello stesso video, check come al solito della masturbazione in smart working. Io no. Io ho già le mani alte. Io no. Cazzo. Guarda che belle le grafichine in italiano finalmente. Oh mio Dio, ma è in italiano? È in italiano? È il nuovo, è in italiano! Oh mio Dio, lo voglio fare di più! Riesco a capire cosa dice, riesco a capire! Oh mio Dio ragazzi, i primi episodi li ho fatti tutti con Google Traduttore! Inventa un nome che probabilmente nessuno ha mai avuto nella storia del genere umano. Ah, ma le abbiamo pure diverse. No, il mio è uguale a quella di Andrea, tra parentesi. Ok, una ce l'ho. Ah, ma quanti bisogna farne? Di due? Sì, sono due, sono due. Abbiamo 15 secondi. Oddio, ma io non ho fatto niente ancora. Non lo so, oh mio Dio, non lo so, fatto a caso. L'ultimo secondo l'ho fatto a caso. Vertra, veloce, Vertra, veloce, veloce. No, non me l'ho mandata. Vaffanculo. Grande, Vertra. Perché i pesci del tuo acquario ti odiano? Si vota. Tra parentesi mi è venuto in mente ora che siamo in 4 e quindi ci sono due voti ed è molto probabilmente la metà verranno splittati. Ma io non posso votare. Neanche a me ha fatto Beh, che dire. Raga, potevate darvelo un punticino. Inventa un nome che probabilmente nessuno ha mai avuto nella storia del genere umano. è il famoso Jessico Calcetto? Jessico Calcetto. È proprio lui. Guarda io Giovanni che sappiamo votare a differenza di qualcuno. A me piaceva Ugo però. Ma che... Ma non c'è il timer, non c'è il timer. 41 sì, secondi. C'è, 41 secondi. Non mi ha fatto rispondere a una. Cosa vuol dire? Hai ancora tempo? Non mi fa più rispondere, ha cambiato schermata, basta. Bello il gioco in italiano, dicevano. Si capisce meno che il gioco in inglese. Camper, ma il tempo stringe, se necessario basta usare frasi di sicurezza. Infatti, usa la frase di sicurezza. Non posso più cliccare da nessuna parte. È importante usare le protezioni. E niente. Niente. Che tristezza, okay. Andrea. Ricordate che è tutta colpa vostra. Ma vaffanculo, è colpa del gioco, adesso di cazzo. Pure. Un requisito che potresti trovare nel profilo di un licantropo su un sito di appuntamenti. Mamma mia, raga, che fantasia. Che fantasia, eh. La via doveva completarsi con giuro, non sono un furry, ma 20 euro sono 20 euro. Però non ci stava. Vabbè, era comunque migliore di era uno la, furry. Era la più completa, infatti. Perché c'era pure una virgola. Il peggior coinquilino di sempre è quello che... Bertra? Fammi indovinare, ho capito qual è quella di Spawn, ma... Viev. Beh, a parte errore di calligrafia fa un po' ridere, dai. Che palle. Cazzo di spastico. Avanti un'altra. Dopo Capitan America arriva Capitan Italia. E il suo potere è... Evadere le tasse. Esatto. No, non l'avete messo. Inserire meme italiano medio che fa ridere. E di fianco l'italiano medio. Porca puttana. Raga, ma le risposte sono tutte equivalenti. Abbiamo due neuroni. Ma proprio ci riscambiamo. Andrea si è rifiutato proprio. Sì, sì. Io non voto. Ah, il potere dell'italiano anche quello? Io non voto. Esatto. Andrea è stato outplayato. Non ha risposto. Risposte migliori del gioco, Jessico. Beh, ragazzi, siamo messi malissimo. Bertra. Bertra. Questa risposta qua so che mi farà perdere il round, ma io mi sono immaginato l'intera trama di questo film, quindi devo metterla. Andrea, devi muoverti. Andrea, battici con la frase di sicurezza. Frase di sicurezza, non so cosa sia, ma l'ho cliccato. È tempo di svelare le vostre frasi. Una battuta scartata dalla sceneggiatura di Shining. Sono il... Se qualcuno ha messo culo, lo voto. Bertra cattivo. Sono il signor S super cattivo.
Io ho messo questa perché mi sono immaginato l'intero film di Shining fatto dai me contro te. Fanno cagare tutti. Fanno cagare io su sé tutte. Io metterò Bertra perché vabbè. Basta. Io ho intenzione di vincere più partite possibile scrivendo Bertra. Un italiano riuscirebbe a giocare a pallone ovunque. Oh ragazzi, oddio, oddio. Poi dopo vi lamentate dei fan, ma siete peggio, siete oggettivamente peggio. Almeno usiamo le frasi di sicurezza. Non è ancora arrivata la frase di sicurezza. Che cazzo, che cazzo. Una disciplina che sarebbe perfetta per le Olimpiadi. 500 metri. Adolescenti ricchi. Bellissimo. Ha creato adolescenti ricchi. Andrea, spiegaci la tua frase. Era la frase di sicurezza. Ma è bellissima. No, no, ma spiegaci come funziona questa gara, cioè. Non lo so. Puoi giocare solo se hai un certo reddito. Puoi gareggiare. Posso metterla? La metto? Non la metto? La metto? Non la metto? La metto? Vabbè, la metto, non so che altro mettere. Io ho messo due frasi che dovrò probabilmente censurare. Il titolo del prequel mai realizzato del thriller Gli uccelli. Ma è torta o totta? Torta gratis! Okay. Non ho votato? Nessuno ha votato. Ha vinto. Torta gratis. Raga, ditemi un titolo abbastanza divertente per il prequel del film Gli uccelli. Non esiste. La cosa peggiore che puoi vedere fuori dal finestrino dell'aereo. Oh, qualcuno ha scritto 9-11. Qualcuno ha scritto 9-11. Esattamente. Oh. Non ho scritto. No, no, si è dato molto. Oh, tecnicamente non lo è. Io voterò l'autobus di Fortnite. Così almeno i nostri iscritti possono leggere qualcosa. No, no, resto su. Ah, no, sì. Ciao, Giovanni. Attenzione, sorpassa l'ultimo. Mamma mia. Miglior risposta? Alzati di casa ed esci, ciccione. È quello che disse Gesù a Lazzaro, no? Nel buco. Non ci sono risposte sbagliate. E invece. Insomma. Premi il pulsantone rosso per far implodere la Corea. Eh? 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 No? Più persone scopano vostra madre, più punti ottenete. Domanda di riempimento. Torta di ceci. Giovanni, non mettere torta di ceci. Ok, fatto. Ok. Ho messo due emoticon, non so se può andare bene. La cosa più strana è che potresti richiedere come ultimo pasto prima della tua esecuzione: un piatto cucinato dal nuovo canale iNube Cucina. Torta di ceci. Torta di ceci. Torta di ceci. Poggers. Pog, pog, pog. Torta di ceci. Grazie, grazie. Torta di ceci è la miglior risposta di questo gioco. Il motivo per cui gli alieni hanno smesso di rapirti. Ho cambiato indirizzo. Hanno scoperto che sesso con nani è meglio. Nani? 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 Non è che meritasse granché, eh. Guarda, cioè, non penso tu abbia detto di criticarmi, Bert. Oh sì, ce l'ho. Torta di ceci. La domanda che un dio insicuro porrebbe in continuazione. Ok, vabbè, questa c'è, senza se senza va. Si parla anche Dunk. Grazie Lundini per questi 1000 punti. Quale sarà il prossimo prodotto a base di Nutella? Cos'è? Cazzo. Ah, che esiste già lo svap alla Nutella. Grazie, grazie. Cazzo. Probabilmente qui potevi mettere la domanda a riempimento. Era lo stesso quello che ha fatto. No, no, l'ho pensata, cassetto. Bertra, se mettevi torta di ceci alla Nutella era la versione Dunk della tua prima risposta. Ho fatto 0 punti. Ho fatto 0 punti. La domanda peggiore da porre a un candidato per il lavoro da bagnino. Hai l'AIDS? In che senso le piace lavorare con i bambini? Bravo Leo. Ho fatto dei punti. Ho fatto dei punti. Sì. La cosa peggiore da dipingere sulle pareti della stanza del nuovo nato. Torta di ceci. È una cosa molto brutta che non va dipinta. Yes, yes. Leo, devi votare. Stavo leggendo, mi sono perso via. Guarda quanto sto vincendo con la torta di ceci. Potete farmi il meme, quello della ragazza che guarda il tipo in metropolitana e fa: oh, che sguardo appassionato, chissà cosa sta disegnando. Ah, torta di ceci. Comic Clash. Oh, di nuovo il fumettino. Ma sai, il fumetto è bello. Ah, quel video sulla torta di ceci da un chilo.
Tanto avremo tutte le risposte uguali. Sì. Ho cucinato una torta di ceci. Ho chiesto quando esce Minecraft. Ho provato una a vincere senza dire torta di ceci. Una torta di ceci. Io mi sa che voto quella con torta di ceci. Oh mio. Che cazzo. Ok, dai, Bertrand, non è arrivato. Bella, sei arrivato, raga, primo. Ho vinto senza dire torta di ceci. Guarda, guarda, hai vinto per... Oh mio Dio. La torta di ceci domina sull'universo. 69 Lmao, Bertrand. Lmao, torta di ceci. Risposta migliore del gioco, torta di ceci. Io non voglio aprire Reddit domani, ragazzi. Neanch'io. Se fate delle fan art con le torte di ceci, ditemelo. È Noob Bertra e Leo. Basta battute sul pesce siluro, non fanno ridere. È Noob Bertra e Leo. Torta di ceci. Che buono lo cecio. C'è stata la povera torta di ceci anche qua. Che... Ok, sta diventando un meme. Non ha diritto di far ridere, questo è il problema. Oh mio Dio, a un certo punto avevo tutte le risposte uguali. Ma ovvio, che domande sono? Un nome alternativo per il polpettone. Vabbè, ragazzi, che easy. Non so più fare. Flick e flock, no! Zero punti. No, come zero punti? Il titolo di un cartone animato con una mucca che fa surf. Vlog al mare con la mamma di Berta. Ceci alla chef delle torte. La prima però ne sta. La prima è bellissima, raga. Capisci che è sbagliato dare un passaggio a quell'autostoppista quando ti dice: no, dai, raga. Torta di ceci, vuoi una fetta? Che è? Ma torta di ceci, Obi. Un segnale inequivocabile che il governo ti odia. Ti manda una torta di... Ce... Ha tassato la torta di ceci. Ha tassato la torta... Raga, qua se perdo mi incazzo. Allora, aspetta, io ve lo dico, appena possiamo tornare a Trento, se questo video arriva a 20.000 like, facciamo una gara a chi fa la torta di ceci più buona. Hai in mente, Giovanni, è il biscotto più grande, il coso della Nutella, la torta di ceci più grande di YouTube Italia. Capisci che il barista ci sta provando se ti dice: non riempi la tazza fino all'orlo, così rimane... Sai già... Ormai non serve neanche più leggerle. Dai, ragazzi, ma votate un po' anche la fatica di pensare qualcosa con la torta di ceci. Ma non fa ridere, altrimenti. No, la cosa, dai, che ha detto il primo uomo che ha usato un butter. Ah, come va giù bene questa torta. Qui c'è una discordanza con la torta di ceci. Qualcuno ha offesa, non si merita il mio voto. No. L'hai offesa, hai offeso la torta, cioè... Giochiamo senza usare la torta di ceci, ok? Va bene. A meno che non ci stia, molto bene. Ma dai, ma come si fa? Non la torta di ceci, per questo sono qua. La caccio e ceci. Una torta senza ceci, per questo sono qui. Ma è tanto male. No, basta, non riesco più a dirlo. Gesù Dio, l'abbiamo ucciso. Abbiamo creato e ucciso un meme in vero. Vero? Raga, ce ne pentiremo nei prossimi mesi, ve lo dico io. Ho fatto 1500 punti in tutto. Yes. È stato bello, vorrei dire, ma non penso lo sia stato. Beh, siamo riusciti a creare una cosa che odieremo per i prossimi mesi. Bravi tutti. 30.000 like. Vlog in cui facciamo la torta di ceci. No, ti prego. Ci sta, aiuto. Ci sta. E anche una ricca sega. La torta di ceci sarà farcita, Bertra. Oh, sì, la farcisco tutta io.